qualche scontro nel Consiglio Comunale di Palermo sul caso Jesip. L'opposizione chiede di affrontare la questione in aula, la maggioranza dice di no, decisa poi una seduta straordinaria sull'avvertenza. La Corte di Cassazione conferma la condanna a 2 anni e mezzo dell'ex sindaco di Catania Scapagnini per reato elettorale. Il processo riguardava alcuni rimborsi arrivati 2 giorni prima delle amministrative del 2005. Segretari di PD e UDC, Bersani e Casini, danno carta bianca a Rosario Crocetta per formare la sua giunta di governo. Per metà sarà composta da donne, tra i possibili assessori il procuratore della DDA Marino. Tra le scelte post-diploma preferite dai ragazzi ci sono medicina ed una carriera nelle forze armate. Quanto emerso da Orienta Sicilia, la fiera della formazione che si è chiusa oggi a Palermo. Buonasera, benvenuti al TG Med, seconda edizione del nostro giornale. Questi gli argomenti principali. In primo piano resta naturalmente l'avvertenza Jesip. Anche oggi ennesima giornata di tensioni a Palermo, per strada ma anche dentro il Consiglio Comunale. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Sembravano cose dell'altro mondo. Le nuove alte tecnologie negli ospedali della Sicilia con i fondi europei. Migliora la capacità di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione in oncologia, nel cardiovascolare, nell'emergenza urgenza. Scopri di più su www.costruiresalute.it. Le persone, prima di tutto. Nuova Sport Car. La nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario non stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. Fuori tutto, Trotta Group. Trotta Group, l'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resultana 269. A Trapani, via Archi 33. Non ce la faccio più, signorina. Non ce la faccio più. Tutto quello che tocco diventa oro. Beato disperato. Lei. Sì, beato lei. Qua. E il signor? È Renato Mida. Renato Mida. Beh, però mi chiamano Re. Re Mida. Ecco qui la penna. Firmi qui. Lo vede, signorina? Tutto quello che tocco diventa d'oro. E invece tutto l'oro che noi ritiriamo diventa contante all'istante. Mamma mia, meno male. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and crush the sky. Ma allora che abbiamo fatto? You got women on your mind. Moduli fotovoltaici Sun Power. In un piccolo spazio, una grande potenza. Risparmio sulla bolletta di gas e luce fino al 90%. Chiama il numero verde 800 111 341. Consulenza energetica e sopralluogo gratuiti. Media Elettra, 20 anni di esperienza e serietà al tuo servizio. Media Elettra, diamo energia al tuo futuro. Scontro tra il comune di Palermo e il commissario liquidatore della Jesip. Secondo i vertici della società, infatti, l'amministrazione deve 14 milioni di euro. Il comune smentisce e intanto anche oggi è stata una giornata di tensioni e di proteste per strada e anche dentro Palazzo delle Aquile. Ma torniamo su questo braccio di ferro tra comune e società.
Mirabolanti richieste e fatti totalmente falsi, così il Comune di Palermo, con una nota dell'assessore al bilancio, Luciano Abbonato, definisce i crediti di 14 milioni di euro vantati dalla GESIP nei confronti del Comune di Palermo. Per questo nei giorni scorsi i vertici della società avevano inoltrato una lettera di messa in mora nei confronti dell'amministrazione. La disponibilità dei soldi è stata discussa nella riunione che si è tenuta tra sindacati e il commissario liquidatore Giovanni La Bianca, tanto da essere messo nero su bianco in un accordo tra aziende e organizzazioni sindacali. L'intesa mira a permettere la ripresa delle attività lavorative dei dipendenti e garantire servizi alla città almeno per tutto il mese di dicembre. L'ipotesi prevede infatti di impiegare proprio i 14 milioni dovuti dal comune sino a fine anno, quando GESIP dovrà cessare del tutto le attività. L'ipotesi di accordo che impegna i sindacati e il commissario a sospendere le proteste e le procedure giurisdizionali sarà comunque sottoposto a Comune e Regione Siciliana durante un incontro in prefettura, ma alla luce delle dichiarazioni dell'assessore al bilancio le possibilità che venga accettato sembrano pari a zero. Questo comportamento, dice Abbonato, è irresponsabile perché prospettare una ripresa delle attività senza avere risorse certe ed adeguate significa illudere e mortificare ulteriormente i lavoratori. Intanto il Consiglio Comunale di Palermo sarà convocato in seduta straordinaria, presente il sindaco Orlando con all'ordine del giorno proprio la crisi della GESIP. Questo è stato deciso proprio poco fa al termine di una seduta fiume del Consiglio Comunale nel corso della quale non sono mancati momenti di tensione con i lavoratori della società partecipata. A chiedere la convocazione di un Consiglio straordinario è stato il gruppo consigliare del Partito Democratico. Ci auguriamo, dicono, che in Consiglio tutte le forze politiche presenti trovino il denominatore comune per affrontare con responsabilità il problema dei servizi alla cittadinanza e le risposte alla grave crisi occupazionale. Intanto prosegue, come abbiamo visto, la protesta dei dipendenti della GESIP. Alcuni manifestanti hanno piazzato alcune tende in piazza Pretoria, le avete viste nel nostro servizio, per trascorrere questa notte. Siamo invece adesso alla politica regionale. Potrebbe slittare a sabato la proclamazione del nuovo presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, prevista inizialmente per domani. Per completare la verifica dei voti mancano ancora i dati del Tribunale di Agrigento relativi alle liste provinciali. Subito dopo, in Corte d'Appello, gli uffici elettorali procederanno alla verifica dei listini, quindi potrà avvenire la proclamazione di governatore e deputati. Un ritardo determinato dallo stop dello straordinario al personale dei tribunali. Crocetta intanto sta lavorando alla definizione della squadra di governo e si aggiungono diversi nomi. Sentiamo. Carta bianca per la composizione della squadra di governo. È una dichiarazione di vittoria quella gridata da Rosario Crocetta, che oggi a Roma ha incontrato sia il segretario del PD Bersani che il leader dell'UDC Casini. Saremo l'unico governo in Italia, assicura Crocetta, formato al 50% da donne. Bersani e Casini hanno condiviso le mie scelte. Crocetta taglia corto sulla querelle politici o tecnici, perché non un governo di intellettuali, soprattutto se hanno capacità di analisi e sanno parlare alla gente, e annuncia per domani una conferenza stampa a Palermo per comunicare altri nomi oltre a quelli già noti di Lucia Borsellino e Franco Battiato. Pronte a entrare in giunta ci sarebbero Concetta Raia e Linda Vanchieri. La Raia, ex CGL, è stata riconfermata deputato regionale ottenendo oltre 9.000 voti nel collegio di Catania ed è la donna più votata alle regionali. Il suo nome era stato proposto dal Movimento 5 Stelle per la carica di presidente dell'ARS. La Vanchieri è una funzionaria della Confindustria di Caltanissetta impegnata sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese. I due nomi si aggiungono a quelli di Mariella Maggio, ex segretario della CGL siciliana, e Nicolò Marino, magistrato della DDA di Caltanissetta, anche loro assessori in pectore. Sul gioco delle alleanze Crocetta è stato invece chiaro: proporrò un patto per il rigore per salvare la Sicilia. Chi ci sta lo potrà dire chiaramente, altrimenti andremo tutti a casa. Se cominciassi a fare esattamente come si è sempre fatto, cercando di fare l'accordo con un partito, con un altro che ha perso le elezioni, farei, dice ancora il neopresidente, una cosa profondamente deleteria. A me un governicchio non interessa, interessa invece un grande governo che si impegni nella lotta alla mafia, nella lotta allo spreco, nella solidarietà per i deboli.
Crocetta infine parla di un possibile patto con l'Assemblea per il risanamento sociale, senza però la macelleria sociale di cui tanto si parla. Se così non sarà, dice ancora, vuol dire che l'Assemblea si prenderà la responsabilità di andare ad elezioni anticipate. Domani allora vedremo quali saranno questi nuovi ingressi nella futura giunta Crocetta. Intanto la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e mezzo nei confronti dell'ex sindaco di Catania Umberto Scapagnini. Lo vedete, il deputato nazionale del PDL era imputato per reato elettorale a causa dei contributi erogati ai dipendenti del comune per i danni causati dalla cenere lavica dell'Etna 3 giorni prima delle amministrative del 2005. Confermata anche la condanna a 2 anni e 2 mesi per 6 componenti la giunta comunale dell'epoca: Nino Strano, Filippo Grasso, Nino Nicotra, Ignazio De Mauro, Orazio D'Antoni e Fabio Fatuzzo. La sentenza prevede anche l'interdizione dei pubblici uffici. A questo punto si pone un problema per la carica di deputato nazionale di Scapagnini. Anche la Sicilia è tra le regioni coinvolte in un blitz scattato a livello nazionale da Napoli e da Arezzo sui cosiddetti negozi compro oro. Su un totale di 259 perquisizioni, quelle che hanno riguardato la Sicilia sono state in tutto 16, 91 quelle in Campania, 74 in Toscana, solo per citare alcune delle altre regioni coinvolte. I controlli hanno riguardato le abitazioni degli indagati e le attività commerciali ad esse riconducibili, cioè i negozi compro oro, gioiellerie e aziende orafe. In tutto sono 118 le persone indagate, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti, ma anche di ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale. Sono stati inoltre sequestrati 500 conti bancari. Continuiamo allora con la cronaca, perché è andato avanti per circa 2 giorni l'incendio nei magazzini della cooperativa Horus a Canicattì, in provincia di Agrigento, e adesso si pensa ad alcune misure per limitare l'inquinamento ambientale. Sentiamo quali. Ancora in fase di valutazione, potrebbe essere presto confermata l'ordinanza che vieta la vendita e il consumo dei prodotti agricoli nei terreni intorno al capannone. Brucia ormai da 48 ore infatti l'edificio della cooperativa Horus, dal quale da giorni ormai si alza una colonna di fumo probabilmente tossico dovuto alla combustione dei prodotti chimici e plastici contenuti nel capannone, che si estende per oltre 2000 metri quadrati. Una situazione preoccupante anche per il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, che sta pensando un'ordinanza per impedire il consumo dei prodotti coltivati proprio vicino al capannone. La cooperativa Horus era stata sequestrata per mafia dalla magistratura nell'aprile scorso, per poi essere affidata all'amministratore nominato dal tribunale di Agrigento. Secondo gli inquirenti, infatti, l'azienda sarebbe stata riconducibile, fra gli altri, ad Angelo Di Bella, 58 anni, boss di Canicattì. La stima dei danni è molto elevata, sfiorano infatti gli 8 milioni di euro. Intanto 5 dipendenti a tempo indeterminato sono a rischio occupazione, oltre ai dipendenti stagionali della linea di lavorazione e confezionamento della frutta. Sono stati trasferiti a Porto Empedocle da Lampedusa i 75 immigrati soccorsi la scorsa notte dopo aver lanciato un SOS con un telefono satellitare, affermando che la loro imbarcazione rischiava di affondare perché stava imbarcando acqua. Intanto, sempre sul fronte delle cronache dell'immigrazione, le autorità maltesi hanno deciso questa sera di intervenire e prestare soccorso ai circa 300 migranti alla deriva da 4 giorni nel canale di Sicilia. Anche in questo caso l'allarme era stato lanciato con un telefono satellitare. L'imbarcazione sarebbe salpata dalle coste della Libia. Rientriamo a Palermo, grande folla di studenti questa mattina nell'ultima giornata di Orienta Sicilia, la manifestazione di orientamento allo studio e al mondo del lavoro, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione. Sentiamo. Al di là delle attitudini personali, i giovani di oggi mirano ad una formazione che possa loro garantire un immediato inserimento nel mondo del lavoro. Lo dimostra il trend dell'edizione di Orienta Sicilia di quest'anno, che ha registrato il pienone soprattutto negli stand che propongono percorsi formativi in settori ad alta potenzialità di inserimento professionale. Davanti al banco informazioni del Centro Orientamento e Tutorato dell'Università di Palermo c'è una lunga fila di giovani che chiedono informazioni soprattutto per le facoltà ad ambito medico. L'area di medicina e quindi professioni sanitarie resta sempre una delle più richieste, probabilmente proprio perché è una di quelle che continua a garantire di più l'occupazione dopo la laurea.
Pienone anche davanti allo stand del College Internazionale di Osteopatia. Sono proprio queste le motivazioni che spingono sempre più persone ad avvicinarsi all'osteopatia, ossia la possibilità di potersi subito inserire in contesti lavorativi, non solo privati. Sempre verde l'interesse dei giovani per le forze armate che da anni ormai mirano all'alta specializzazione del contingente militare. Il nostro obiettivo è far conoscere ai ragazzi quello che facciamo in patria e all'estero, quindi quello che facciamo per la collettività, quindi quello che si conosce, quello che facciamo per la sicurezza, ma anche quello che facciamo per le attività di tutti i giorni, si pensi a strade sicure o al trasporto umanitario o al controllo dei flussi migratori o comunque quello che fa l'arma quotidianamente per tutti noi. Curiosità ha suscitato anche lo stand dell'Università di Tor Vergata che punta ad un campus stile inglese. Noi vogliamo ricreare, ed è un unico esempio in Italia, l'esperienza del campus anglosassone. Riteniamo che sia possibile una sfida da raccogliere e il nostro bacino d'utenza, soprattutto in Sicilia, è molto ricco e siamo qui per la prima volta con grande gioia e voglia di fare, perché riteniamo di poter dare una grande possibilità di venire a Roma in un campus davvero diverso e unico. Una persona in carcere, 9 ai domiciliari, 2 gli obblighi di firma. Questo è il risultato di un blitz dei carabinieri di Siracusa contro una banda specializzata nello spaccio di droga nella villa comunale Idria di Francofonte, ma era interessata anche la piazza catanese. L'attività investigativa ha visto in alcuni casi i militari dell'arma travestiti da giardinieri e netturbini. Durante le indagini, iniziate all'inizio del 2010, sono state sequestrate 40 piante di canapa indiana. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Sembravano cose dell'altro mondo. Le nuove alte tecnologie negli ospedali della Sicilia con i fondi europei. Migliora la capacità di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione in oncologia, nel cardiovascolare, nell'emergenza urgenza. Scopri di più su www.costruiresalute.it. Le persone, prima di tutto. I buoni affari si fanno in fiera. Dal 3 all'11 novembre, l'EMAIA di Vittoria apre le porte alla 46esima edizione della campionaria d'autunno, l'unica in Sicilia. Idee e novità dei più importanti settori: auto, nautica, meccanica agricola, moda, arredamento, enogastronomia. Il 4 novembre ritorna l'appuntamento con la tradizionale fiera del bestiame. Fiera EMAIA, 46esima campionaria. Fieri di avervi in fiera. In collaborazione con Nissan Gianni Motors. A che casa giochiamo? Arredo bagno, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, sistemi di riscaldamento. Il risultato è vincente. Giocare a far casa per noi significa bagno oasi di relax come in una spa. La forma dello spazio con i nostri rivestimenti, il design e la qualità con i ferramenti e gli infissi, la tradizione e l'innovazione con i nostri sistemi di termoidraulica e di riscaldamento. Sia che si tratti di ristrutturarla o di fare casa ex novo, per noi è sempre un progetto da sviluppare per una casa su misura. La nostra casa è l'ambiente per la vita. Ehi, ti ricordi quella volta che abbiamo comprato la cucina al centro commerciale? Eh sì, dopo un anno era già al centro. Smaltimento rifiuti. Adesso basta, eh? Ascoltiamo il consiglio della mamma. Dimensioni Arredi, in via Orsa Maggiore 12 a Palermo. Ma tua mamma ha gli stessi mobili da anni. Certo, lei i mobili li cambia solo se vuole, non perché deve. Dimensioni Arredi, qualità made in Italy, che dura nel tempo. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in
via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resultana 269. A Trapani, via Archi 33. Da Loris, vendita promozionale. Cappotto lana donna, 79 euro. Orario no stop. Siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. È di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto in serata all'inizio della scorrimento veloce 121 alla Palermo Agrigento all'altezza dello svincolo di Villabate. Diverse le vetture coinvolte in questo incidente. Per questo motivo l'ANAS ha chiuso per circa un'ora la carreggiata. Sul posto hanno operato carabinieri e polizia stradale. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Cambiamo argomento. Sono scaduti alle 14 di ieri, come sapete, i termini per la presentazione delle domande per il nuovo concorso, il concorsone della scuola. Come era prevedibile, in Sicilia c'è stato un boom di iscrizioni. Federica Di Gloria. 40.000, un vero e proprio esercito di aspiranti insegnanti che si contenderanno un bottino di cattedre decisamente magro. Appena 1.194 sono infatti i posti che il nuovo concorso della scuola mette a disposizione in Sicilia, poco più del 10% del totale delle cattedre in palio in tutto il paese. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle 14 di ieri, anche se per modificare i titoli valutabili ci sarà tempo sino al 21 novembre. Dalla Sicilia, dunque, come da altre regioni del Mezzogiorno, arriva la percentuale maggiore di richieste, talmente tante che all'ufficio scolastico regionale servirà uno sforzo supplementare nell'organizzazione, specialmente logistica, del concorso per consentire a tutti i 40.000 aspiranti di svolgere correttamente le prove previste dal bando. Serviranno innanzitutto spazi adeguati, soprattutto per la prova preliminare, un test che dovrebbe essere svolto al computer. In assenza di un'aula informatica o di una struttura debitamente attrezzata capace di ospitare tutti i candidati, è molto probabile che si ricorra ad aule di diverse scuole, che si predisponga un calendario di più sessioni. Poi ci sarà da organizzare le altre prove d'esame, due scritte e una orale, con tanto di lezione simulata. Stavolta inoltre è previsto anche un esame di lingua straniera, scelta del candidato. La corsa contro il tempo è cominciata, date e modalità dovrebbero essere comunicate entro il 23 novembre, mentre il primo test dovrebbe svolgersi entro Natale. Anche in Sicilia al concorso partecipano sia insegnanti già abilitati che semplici laureati. Ottenere un posto sarà difficilissimo, visto che per ogni cattedra a disposizione si contano 33 candidati, e anche per questo si è già messa in moto la macchina della formazione. Corsi più o meno intensivi per preparare ai test e alle prove di concorso vengono organizzati in questi giorni in tutte le province. Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di aver rapinato due giorni fa la filiale del Credito Siciliano di Piazza Vittorio Emanuele Orlando. Manuele Carista, dopo aver portato via il denaro dalle casse, aveva anche sferrato un pugno ad una dipendente per costringerla a sbloccare le porte. Carista è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso della banca e alcune sue impronte poi sono state anche trovate all'interno della filiale. Parliamo adesso di solidarietà, perché il club Rotaract della zona Panormus ha consegnato questa mattina 5 computer all'unità di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo. Saranno a disposizione dei bimbi del reparto. Allora vediamo. 5 piccoli computer frutto di una raccolta fondi attivata nei mesi scorsi saranno il nuovo diversivo per i piccoli degenti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo. I computer donati dal club Rotaract zona Panormus sono stati consegnati questa mattina alla presenza del commissario straordinario dell'ospedale, Carmelo Pullara.
Va sottolineato soprattutto il gesto di grande solidarietà e, come altre volte ci siamo trovati a dire, a ringraziare la società civile, tutte le associazioni e le organizzazioni che chiaramente partecipano a far sì che un'istituzione pubblica come un ospedale, che è un bene comune, è un bene di tutti, riescano a farla così, a dare quei piccoli segnali e comunque, che comunque hanno un valore economico anche in termini di gestualità, per far sì che si innalzi la qualità quantomeno delle carte, delle prestazioni cartacee. A proposito di sanità, si terrà domani all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca la seconda giornata del progetto Focus in chirurgia. L'incontro sarà incentrato sulle urgenze da patologia addominale. Presidente sarà il professor Giuseppe Tornambè, mentre l'organizzazione è a cura del coordinatore regionale della COI, il dottor Lorenzo Mannino. Noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, poi come sempre il meteo per la giornata di domani. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. I buoni affari si fanno in fiera. Dal 3 all'11 novembre, l'Emaia di Vittoria apre le porte alla 46esima edizione della campionaria d'autunno, l'unica in Sicilia. Idee e novità dei più importanti settori: auto, nautica, meccanica agricola, moda, arredamento, enogastronomia. Il 4 novembre ritorna l'appuntamento con la tradizionale fiera del bestiame. Fiera Emaia, 46esima campionaria. Fieri di avervi in fiera. In collaborazione con Nissan Gianni Motors. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Venite a visitare il nuovo showroom Vialdi sulla statale 113 nell'area commerciale di Carini. Potrete scegliere il vostro sommier o semplicemente il vostro materasso in lattice direttamente in fabbrica. Oggi il materasso matrimoniale costa solo 349 euro e il singolo solo 229, guanciali compresi nel prezzo e possibilità di finanziamento anche senza busta paga. E se acquistate un sommier, il materasso è in omaggio. È proprio vero quel che dice Eusebio Lamanna. Vialdi, senza chiacchiere, solo fatti concreti. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Da Loris, vendita promozionale. Abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario no stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. Domani ancora sole su quasi tutta la Sicilia ad esclusione di modesti annuvolamenti sulle zone meridionali. Le temperature sono previste stabili o in contenuto aumento. Venti moderati da ovest-nord-ovest con tendenza a disporsi da sud-sud-est sul canale di Sicilia dalla sera, mari in prevalenza mossi.